Molto bene, buongiorno, io sono Matteo Pozzi, sono l'amministratore di Optit, di cui vi parlerò nel corso dell'azienda, quindi non la presento subito perché ci arrivo con calma. Sono già stati fatti dei ringraziamenti prima, mi associo pienamente, per me ha un significato particolare essere qui davanti a voi perché in modo abbastanza strano, mio padre è stato, quando ha vinto il professore di fisica e quando è diventato ordinario, è stato a Lecce per 7 anni. E pensare. Ah, perfetto, ecco, Giulio Pozzi è mio padre e è stato qua. Città e università della quale riporta un ricordo assolutamente entusiastico. In verità voleva trasferire la famiglia, siamo noi che abbiamo un pochino trattenuto perché non volevamo abbandonare i nostri amici così, ma è stato un periodo estremamente faticoso, ovviamente per le trasferte, ma anche molto positivo, di cui insomma, ha sempre parlato entusiasticamente, abbiamo fatto molte vacanze ovviamente nel Salento e devo dire che l'ospitalità salentina è stata riconfermata. Diciamo in modo quasi commovente in questa occasione. E allora, la mia prospettiva in realtà è abbastanza diversa perché in un certo senso io sono passato dall'altra parte. La mia sorpresa nell'essere qui oggi è anche perché dopo essermi laureato in fisica io stesso ho intrapreso un percorso professionale al di fuori dell'accademia, dopo qualche tentativo sono finito in una di queste società di cui si parlava prima, in realtà non McKinsey o Accenture, ma inizialmente Logica Consulting in Inghilterra e poi sono venuto in Italia in Logica Informatica, che comunque era una società di consulenza direzionale, successivamente SCS Consulting, che è una società di consulenza diciamo, legata al mondo cooperativo a Bologna e poi diciamo, un po' di libera professione che in modi strani mi ha portato a conoscere una piccola realtà che era nata spinoffando dall'Università di Bologna, della quale mi sono appassionato e all'inizio un po' per gioco, oggi direi come parte preponderante della mia attività professionale, mi trovo a dirigere per provare a traghettare verso diciamo, futuri, ci auguriamo, gloriosi. Il motivo per cui sono stato chiamato a me in parte ignoto, nel senso che ho ricevuto un contatto da Jacopo che mi chiedeva di raccontare come una società che utilizza potentemente strumenti matematici fosse riuscita in qualche modo a affermarsi o quantomeno fare un suo percorso all'interno del contesto imprenditoriale. Non voglio. Il contesto imprenditoriale è ovviamente quello dell'Emilia-Romagna e di Bologna, che chiaramente può avere delle specificità, però credo che alcune cose che io vi racconterò in realtà siano assolutamente trasversali. Siccome so che c'è una platea molto variegata, dirò due o tre cose sul tema della ricerca operativa, più che altro per inquadrare un discorso, anche se mi piacerebbe andare velocemente su questi aspetti. Uno, perché non sono un esperto di ricerca operativa. Il professore di cui mi parlava prima è una persona di cui sicuramente ho sentito il nome. Se fosse stato il professor Vigo a questa platea, vi avrebbe raccontato il codice fiscale, parlando di privacy. Io invece, onestamente, non lo conosco, ma non è molto. Esatto, no, perché la comunità della ricerca operativa non è poi così ampia, quindi bene o male si conoscono un po' tutti. Quindi dirò alcune cose, mi scuso fin da adesso se saranno leggermente banali, in realtà ovviamente la parte che mi interessa di più è quella di raccontarvi di fatto il percorso che ha portato da un'idea che in effetti si sposa ed è molto vicina a quella che è stata raccontata da Alex precedentemente, fino al concepire un'azienda, e portarla attraverso una serie di fasi tutte molto istruttive, diciamo a quantomeno esistere in un mercato in un periodo dove tra l'altro fare azienda è difficile. Diciamo, fare l'imprenditore in Italia è una cosa eroica a prescindere, e in questo periodo devo dire che ovviamente ci sono delle difficoltà particolari. Sul tema della ricerca operativa, tanto per intenderci, è l'applicazione di metodi scientifici tendenzialmente abbastanza multidisciplinari, di cui la matematica è uno degli aspetti, sostanzialmente a beneficio e a supporto di processi decisionali. Ci sono sicuramente delle definizioni più precise di questo, ma il modo in cui noi
operiamo è sicuramente quello di utilizzare delle competenze maturate, competenze, metodologie, strumenti maturati in ambito accademico e provarlo a mettere a supporto di processi decisionali nel mondo, per noi delle aziende, in realtà per tutte le strutture organizzative complesse. Grandi progetti di ricerca operativa si fanno spesso a favore di istituzioni pubbliche. Esempi sono, vi parlerò di alcuni contesti, nel senso contest, nei quali ci siamo trovati, e i progetti erano il Ministero delle Dighe olandese, che vedeva di capire bene come gestire tutti i flussi delle acque per sostanzialmente per garantire la sopravvivenza dell'Olanda. Quindi è un ambito molto, molto ampio, fa riferimento a una serie di discipline scientifiche più o meno articolate, che sono sicuramente l'operations research, ma anche la scienza del management, la scienza delle decisioni e così via. In realtà, per quanto ci riguarda, di fatto noi parliamo di 5 metodologie, con una che ovviamente anche a partire dal nome è quella privilegiata. Quindi si va dalla pura e semplice, come se fosse pura e soprattutto semplice, capacità di analizzare dei dati ed estrarre informazioni dai dati, alla capacità di utilizzare questi dati in ottica previsiva, quindi il grande mondo del forecasting, sul quale siamo ancora dei bambini, devo dire, e poi, una volta costruiti dei modelli, utilizzarli con modalità simulative o di ottimizzazione. Ovviamente è su quest'ultimo ambito che noi proviamo a operare principalmente. Perché noi andiamo in contesti complessi, dove per noi complessi vuol dire, grosso modo, che le informazioni che debbano essere processate ed elaborate per arrivare a una decisione si basino su una quantità di dati generalmente smisurata, e devo dire che non è difficile trovare questo tipo di contesti. Il concetto dell'andare a fornire delle soluzioni di ottimizzazione vuol dire normalmente che non c'è una risposta ovvia. Se c'è un elemento molto deterministico, per cui se la temperatura è alta alza il termostato, quando si abbassa produci meno energia, non ha alcuna esigenza di ottimizzazione. Quindi l'altro elemento nel quale noi andiamo a inserirci è quello dove esistono una molteplicità di scelte, tendenzialmente con obiettivi, dico, di business, in competizione tra loro. Qual è il giusto bilanciamento tra utilizzo delle risorse, utilizzo di investimento iniziale per arrivare ad avere una performance che ripaghi nel tempo un certo tipo di investimento, cose di questo genere. Vi farò vedere molti esempi, quindi non mi dilungo più di tanto. Ovviamente, dove l'organizzazione, che sia un'azienda o un'istituzione, abbia effettivamente l'esigenza di prendere decisioni, e soprattutto in quelle situazioni dove la decisione debba essere tempestiva, perché è lì che si rende particolarmente significativo avere uno strumento di supporto, diciamo, che li supporti in modo continuativo. In molte altre situazioni, a fronte, non so, di grandi investimenti, l'azienda fa un progetto, decide quelle 4 cose, poi da lì va avanti sostanzialmente con le sue gambe. Ovviamente c'è bisogno anche di impatti economici significativi. Fare un'ottimizzazione che valga poco, per definizione non dà un ritorno dell'investimento, e quindi, diciamo, rende molto difficile andare ad applicare delle tecniche che comunque sono relativamente complesse e richiedono un qualche impegno di risorse. Per dare già una prima pre-risposta a una domanda che mi verrà fatta, secondo me, per fare dell'ottimizzazione, almeno quando ci muoviamo noi, per fare dell'ottimizzazione accettabile, se qualcuno non ha 20.000 euro da spendere, non si parla proprio di nulla. Poi da lì, a seconda del problema, si può salire fino a un ordine di grandezza e potenzialmente anche oltre rispetto a questo. Però, tanto per dare un'idea del fatto che non sono progetti che si esauriscono in 5 giornate in cui mi metto lì e penso a 2 cose, anche perché, come vedrete, sono dei progetti abbastanza complicati quelli che tendenzialmente andiamo a fare. Questa è una slide che volevo quasi eliminare, ma ci spendo un secondo per dire che il problema decisionale è che, una volta che abbiamo capito che esiste una serie di elementi che interagiscono tra loro secondo regole che andremo a definire, fare ottimizzazione vuole semplicemente dire scegliere
tra le diverse alternative, quanto utilizzare la macchina, che flussi fare, eccetera, quell'insieme di configurazioni che permettono di ottenere una prestazione desiderata. Le prestazioni sono infinite, ma alla fine tutte le aziende vanno su una, il massimo margine o il minimo costo. Quindi poi, siccome vogliamo abbellirle, ci mettiamo il minimo utilizzo di carburante, il saving di CO2, eccetera, eccetera, ma un'azienda si muove sempre e unicamente su questi parametri. Quindi in realtà il concetto di funzione obiettivo è tendenzialmente sempre quello che andrà a declinarsi a seconda del caso, diciamo, di studio che si sta guardando. Ovviamente i processi decisionali hanno due grandi categorie, che sono quelli strategici, orizzonti lunga durata, si opera quasi necessariamente in regime probabilistico, è la valutazione di diverse alternative, di massima sempre provando a capire che come orientare delle scelte di lungo periodo. Altra ottimizzazione è quella di livello operativo, quindi si entra in un campo gestionale. In questo caso la capacità è normalmente quella di saper utilizzare un'enorme quantità di dati in fretta per riuscire a reagire in modo ottimale alle situazioni. Come dicevo, in questa situazione si può ragionare più in termini di progetti one-off e a volte anche semplicemente di consulenza. Quando si entra a livello operativo si parla di sistemi informativi che diano la possibilità di supportare la digestione di un enorme numero di dati, fornendo in pochi minuti o pochi secondi delle risposte che permettano di orientare i comportamenti dell'azienda nella direzione giusta. Vi farò degli esempi. Ovviamente le due dimensioni si parlano in modo assolutamente iterativo. Ricerca operativa, solo per dare due brevi cenni, ne parlavamo prima, il mondo del business e purtroppo non solo, anche quello scientifico, ha spesso come scintilla un'esigenza molto cogente, che è quella di non farsi ammazzare da qualcuno. Anche la ricerca operativa è nata in questo contesto, in particolare nel corso della battaglia d'Inghilterra, Seconda Guerra Mondiale. Il problema era, abbiamo, ovviamente mi sto mettendo nei panni degli inglesi, abbiamo pochi radar con determinate caratteristiche, come facciamo a intercettare da un lato a massimizzare la nostra capacità di intercettazione di invasioni tedesche e dall'altro anche di creare le condizioni per essere in grado di elaborare quelle informazioni, perché se io vedo un aereo e decido di andare a intercettarlo, magari è un mio aereo, e quindi quali sono tutti quei meccanismi organizzativi, perché alla fine sono organizzativi, per cui di fatto riesco a ottimizzare le mie operations. Per far questo, per la prima volta, in realtà non era la prima volta, perché lo scienziato ottocentesco e prima, ma forse anche aveva uno spettro di competenze che andava ben oltre la singola disciplina, per come noi la trattiamo adesso. Però in un contesto diciamo di grande esigenza, grande urgenza, vennero create delle task force tra matematici, fisici, ingegneri, ovviamente militari, probabilmente c'erano dei politici, comunque tutto quello che serviva per vedere di tirare fuori delle soluzioni. E la operations research in verità era research on military operations originariamente, che comunque permise di mettere a punto una serie di metodologie, algoritmi, un metodo di lavoro in verità fu provato in quell'occasione, che dimostrò una sua utilità e che a valle della guerra iniziò ad essere applicato anche a campi civili, industria, istituzioni, accademia, chi più ne ha più ne metta, con alcune punti di espansione molto importanti, che sono stati innanzitutto lo sviluppo nei primi 20 anni dopo la guerra, quindi fino a circa gli anni 60, di tutta una serie di modelli e algoritmi estremamente importanti, che hanno creato le basi teoriche per questo campo. E poi con l'avvento degli elaboratori, inizialmente quelli che c'erano e poi man mano quelli che sono andati sviluppandosi, si è avuto una vera e propria esplosione.
nel tempo ulteriori elementi di, diciamo, discipline, campi di studio sono emersi, teorie della complessità e quant'altro. Ma oggi quello che fa veramente rende la ricerca operativa uno strumento potente è il fatto che, insieme a un bagaglio teorico che comunque si è sviluppato negli ultimi 50 anni, esiste un'enorme capacità di calcolo. Quello che una volta si faceva in settimane, oggi si fa in centesimi di secondo, oppure quello che una volta gestiva un certo set di dati, adesso gestisce 3 ordini, 3, 4, 5 ordini di grandezza il numero di quei dati, diciamo, in tempi gestibili. Ci sono degli strumenti veramente molto preziosi per chi fa il nostro lavoro, che sono dei risolutori generici. Ne cito uno semplicemente perché noi, essendo business partner IBM, abbiamo un po' scelto questa tecnologia. In realtà siamo abbastanza laici per quanto riguarda strumenti, software e quant'altro, ma dopo ne parleremo. Ma la capacità di avere degli strumenti per cui, se viene scritta il set di equazioni e relazioni tra le varie parti, sono capaci di fornire la risposta ottimizzata di quella funzione obiettivo. Quindi un'enorme facilità rispetto a dover codificare linea per linea il problema, diciamo, in hardcode. Qui riusciamo a sostanzialmente modellare un problema come un set di equazioni o relazioni di diverso genere, e si creano gli elementi che alimentano coi dati questo sistema, e viene fornita la risposta ottima. Risposta ottima che è sempre un ottimo relativo nello spazio delle soluzioni, come è evidente, spero di non doverlo dire, nel senso che l'ottimo assoluto in alcune situazioni molto particolari si può raggiungere, ma diciamo che è un po' un'astrazione generica. Peraltro, al mondo là fuori non è che tutti si aspettano che sia una risposta ottima, ma non sono realmente in grado di apprezzare alcunché, ammesso che poi siamo in grado qui dentro di apprezzarlo. Quindi così, un elemento di onestà intellettuale, ma oggettivamente poi dal punto di vista pratica non è un aspetto dirimente. L'ultimo elemento che crea le condizioni per operare in questo campo è ovviamente il fatto che, grazie a un'elevatissima, no, elevata o discreta digitalizzazione delle informazioni, si creano le condizioni per alimentare i modelli, perché, come voi capite, se c'è un bellissimo modello teorico, ma le mie informazioni sono su un foglio di carta, diventa molto molto difficile poi creare delle soluzioni di ottimizzazione. In realtà ne parleremo dopo. Questo rimane il problema, come già stato accennato anche da Alex, in qualsiasi progetto. Cioè, tutto quello che ti aspetti di trovare in termini di dati, in verità non è mai quello, non è mai realmente disponibile, o molto raramente è realmente disponibile. Il modello matematico non è altro che, se in genere un modello è una rappresentazione semplificata di un sistema, e qui per me, che vengo dalla consulenza direzionale, avrei potuto mettere processo. Mi sarei stato perfettamente a mio agio. Cioè, stiamo sempre parlando di qualcosa che al primo livello di astrazione è: inserisco dei dati, c'è qualche cosa che trasforma questi dati in qualche cosa altro. Il modello matematico mi permette di descrivere questa rappresentazione con relazioni logico-matematiche, e possono essercene tantissimi modi. A partire dal fatto che abbiamo problemi statici, problemi dinamici, ovviamente mondi molto diversi. Ci sono situazioni abbastanza rare, per la verità, nelle quali c'è la capacità di scrivere un modello in forma realmente analitica, ancorché semplificata e astratta rispetto a quella che è la realtà. Molte altre nelle quali bisogna andare attraverso algoritmi, euristiche, eccetera. Esistono delle situazioni nelle quali io sono capace di fare della vera ottimizzazione, quindi dire quali sono determinati valori che massimizzano o minimizzano il valore del mio output. Ci sono molte situazioni nelle quali io l'unica cosa che posso fare è avere degli approcci simulativi. Vediamo cosa succede su queste due o tre variabili, avendo un'idea di come dovrebbe funzionare il mio sistema.
Dal punto di vista metodologico, fare un progetto di ricerca operativa, poi lo vedremo anche in una specie di tabella metodologica che Optit adotta, ma è sempre un capire il problema e andare a formularlo, facendo tutta una serie di raccolta dati dal basso e loro interpretazione per andare a classificarli dentro delle famiglie di problemi che ci permettano di passare alla fase successiva, che è quella della costruzione del modello, nella quale queste informazioni vengono inserite all'interno di paradigmi con tutta una serie di assunzioni e ipotesi, ovviamente, e la sua vera e propria espressione in termini matematici o algoritmici a seconda di quella che è la situazione. È un processo assolutamente iterativo, per cui si va avanti per un po', finché arrivati a tarare il modello secondo quella che è una rispondenza più o meno accettabile rispetto a quello che è un problema noto. La taratura di un modello è sostanzialmente, se io conosco sia l'input che l'output, quando giocando con i parametri inizio ad avere che su una certa quantità di casistiche input e output del mio modello su sistemi noti funzionano, posso avventurarmi nell'ignoto di dire ok, allora in questa situazione qua cosa dovrebbe succedere. E questa è l'elaborazione della soluzione, il cui problema poi diventa la presentazione, forse avrei dovuto utilizzare fruizione, cioè come rendere poi determinate risposte disponibili all'utente finale, dove l'utente finale, attenzione, molto spesso è un utente che è lontanissimo da queste aule, da questo mondo. Vi farò degli esempi dopo di alcune applicazioni pratiche, per esempio la pianificazione dei percorsi dei compattatori per la raccolta dei rifiuti. Il nostro interlocutore pratico, cioè chi utilizza le nostre soluzioni, è un ex autista infortunato, tanto per dare un'idea, perché sono quelle persone che conoscono molto bene il territorio, che conoscono molto bene, posso fare la svolta a sinistra, posso fare la svolta a destra, conosco così cosa vuol dire mettere un cassonetto da 3.200 o 1.800, sanno tutto del territorio, sono loro che fanno la pianificazione e devo dire la fanno tendenzialmente anche piuttosto bene, ma quando gli si dà uno strumento per aumentare la loro capacità di fare delle pianificazioni di raccolta rifiuti ottimizzate, che danno dei risultati importanti malgrado loro siano bravi, vuol dire mettere uno strumento altamente sofisticato nelle mani di qualcuno che probabilmente ha delle difficoltà con Excel. Questo, parlando prima della distanza tra il mondo accademico e il mondo reale, è uno degli aspetti assolutamente dirimenti che in un certo senso ha anche guidato il modo in cui Optit si è sviluppata nella sua vita aziendale. Ovviamente una volta che la soluzione viene accettata, auspicabile il fatto che venga effettivamente messa in campo, venga verificato che quella soluzione ha dato dei risultati attesi e su questo eventualmente si possa andare a fare degli affinamenti. Tanto per darvi una piccola idea di che cosa intendiamo per modello, facciamo finta di avere, questo è un classico problema di flusso molto semplificato, ma tanto per darvi un'idea, esistono dei fornitori, esistono dei magazzini, esistono dei consumatori finali. I fornitori hanno determinate la capacità di produrre determinate, ipotizziamo che il bene sia un bene, determinate capacità di fornire quel bene, così come i magazzini hanno determinate capacità di stivare, stoccare quel bene, e che i consumatori abbiano determinate domande, quindi esigenza di quel bene. Abbiamo n connessioni potenzialmente tra tutti gli elementi flussi fornitore, magazzino, magazzino cliente, e ognuna di queste connessioni, a seconda di quella che può essere la distanza, la capacità di utilizzare un mezzo piuttosto che un altro, può avere, per esempio, in un modo molto semplificato, un valore di costo. Quello che potremmo andare a ottimizzare sono i flussi. Accennava prima l'ispacciamento delle merci come classico esempio di ricerca operativa, e in effetti io faccio questo esempio, capire qual è il mix di flussi tra fornitore, magazzine, magazzino cliente, che permetta per esempio di minimizzare i costi. Ovviamente i costi sono C1A per X1A,
più, mille sommatorie che vanno avanti in questa direzione. Ovviamente all'interno di sistemi vincolati, per cui avrò per esempio dei vincoli di capacità. Tutto quello che esce da qua deve essere inferiore rispetto alla capacità massima del mio fornitore. Ovviamente non posso creare un flusso superiore a quello che io non ho. A un certo punto questa è una cosa. Un altro esempio di vincolo di capacità è il fatto che tutto quello che esce da un magazzino non possa essere di più di quello che quel magazzino ha stivato. Altro, diciamo, abbastanza semplice. Così come un vincolo di domanda potrebbe essere il fatto che la quantità di flussi che, scusate, in realtà non era dal magazzino, ma era in ingresso al magazzino. Invece sui vincoli di domanda, per esempio, potremmo avere andare a imporre il fatto che la quantità di beni e quindi di flussi che va a finire su un determinato cliente deve essere capace di soddisfare quella domanda, quindi una quantità uguale o superiore poi tendenzialmente sarà sempre uguale, perché il sistema non andrà a portare più bene di quello che il cliente richiede, con evidenti ulteriori elementi di bilanciamento dei flussi. Quindi ovviamente il magazzino non può, nel tempo non possono esplodere, diciamo, ovviamente qui ho semplificato molto, però per dare un'idea, quando dicevo rappresentazione matematica si intende queste cose qua, si parte da un modello astratto e si vanno poi a definire tutte queste variabili. Una volta che creo dei meccanismi alimentanti per cui determinati parametri vengono inseriti e per esempio acquisisco giorno dopo giorno dal sistema degli ordini la mia domanda e dal sistema di produzione le mie produzioni, ecco che questo modello di flusso inizia a popolarsi di flussi che si accendono per determinate quantità, magari poi ipotizzando che i flussi debbano andare per unità di carico ben determinati, che possono essere il pallet nel migliore dei casi, oppure voglio sempre viaggiare a camion pieno e quindi cosa faccio per gestirmi dei flussi logistici piuttosto complessi. Questo, diciamo, a livello un po' introduttivo. Arrivo a Optit. Allora, quello che vi ho raccontato, e in realtà molto di più, è il background dal quale si partiva, ed è un background sostanzialmente accademico. Il professor Vigo, che è il fondatore dell'azienda, fa parte di un gruppo di ricerca dell'Università di Bologna, in particolare del DEI, un gruppo di ricerca assolutamente stimato. Sono 5 persone, che sono poche o molte a seconda di come le vogliamo vedere, ma per il mondo della ricerca accademica in realtà non è neanche un piccolo gruppo, con pubblicazioni ad alto impact factor, un ottimo gruppo di ricerca, tanto per dare un'idea. Tra l'altro non solo un ottimo gruppo di ricerca, in questo li aiuta il fatto di essere degli ingegneri, un gruppo di ricerca che non solo fa i progetti europei, che bene o male in qualsiasi ambito scientifico sono diventati il mezzo per trovare dei finanziamenti, ma anche dei progetti professionali. In quanto università, il professor Vigo diciamo, ha sempre fatto dei progetti per l'industria, generalmente chiamato da società come quelle di cui si accennava prima, cioè in questo caso forse non tanto l'Accenture, ma c'è una società a Bologna che si chiama Gruppo Temsi, che in diverse situazioni ha chiamato professor Vigo per andare a lavorare, ad operare in contesti nei quali loro non riuscivano a dare delle risposte accettabili sostanzialmente con i loro mezzi, che è Excel, perché il mondo là fuori vive con Excel, come dicevo già in macchina. Ecco, quindi una situazione tutto sommato di successo, che però lasciava un elemento di frustrazione, perché il progetto in sé funzionava molto bene, tendenzialmente si riuscivano a raggiungere dei risultati anche molto importanti, a valle di questi progetti si riuscivano a dimostrare risparmi che si misuravano in centinaia o milioni di euro all'anno, e malgrado questo i progetti andavano a morire. E allora 1, 2, 3, 4, se iniziate a chiedere ma per quale motivo muoiono questi progetti, cioè non riesco a fornire gli strumenti per cui l'azienda riesca effettivamente a rendere sostenibile nel tempo l'utilizzo di modelli di ottimizzazione che hanno già dimostrato di essere
di essere worthwhile, di essere, cioè, ne vale veramente la pena. Notate che la prima domanda che mi fa qualsiasi cliente quando vado a parlare di ottimizzazione è: ma quanto ottimizzo? E la risposta non esiste, cioè dipende, se sei bravissimo magari anche relativamente poco, se sei un cane probabilmente non serve neanche fare dell'ottimizzazione, ti do due indicazioni organizzative e migliori del 15%. Però qui stiamo parlando invece di situazioni nelle quali era stato dimostrato il vantaggio economico, il ritorno dell'investimento e tutto quanto. E malgrado questo, questi progetti morivano. Grosso modo, per semplificare, i problemi erano sostanzialmente i tre che ho messo qua. Uno, il fatto che il miglior modello matematico, se non è inserito all'interno di una soluzione informatica, che non è un programmino fatto bene che fa girare il modello, ma un qualche cosa che permetta di prendere i dati con un web service dal server, l'esempio che faceva Alex è assolutamente calzante, per metterli in determinate cose, alimentando un database strutturato in un certo modo, alimentando in modo forte, quindi robusto, i modelli matematici con delle interfacce utente che funzionano, che sono facili da usare, che parlano lo stesso linguaggio dell'utente. Quel signore che l'altro giorno guidava i camion e che oggi deve trovarsi un qualche cosa nel quale lui riesce ad essere a proprio agio, eccetera, eccetera. Questi erano i problemi. Cioè, oggi noi ci troviamo, proprio quest'anno stiamo facendo un progetto per l'ambiente molto, molto grosso, di cui vi accennerò brevemente, che in realtà era stato già fatto nel 2006. In altro modo, con altri contesti, con altre finalità, ma la modellistica di base era stata sviluppata nel 2006 e ci troviamo oggi a fare quel progetto perché gli era stato lasciato il modello, questo modello era stato bellissimo, lo integriamo col nostro sistema gestionale, era stato fatto delle interfacce talmente insensate e non c'è nessuna colpa nei confronti di chi ha sviluppato quelle interfacce. Il vero tema è, dovendo ge gestire flussi di dati complessi, eccetera, banalmente il modello da solo non era riuscito ad essere integrato con i sistemi aziendali e quindi era andato a morire. E ripeto, è una di quelle cose su cui il ritorno dell'investimento si misura in centinaia, se non milioni di euro. L'altro aspetto è, se vogliamo, un po' l'ho visto anche nella presentazione che mi ha preceduto. La differenza di obiettivi e di focalizzazione che c'è tra il mondo accademico e il mondo industriale, a partire dal tema dei property rights. E comunque in genere, passatemi il discorso, questo discorso un po' ingeneroso forse, ma io capisco che un modellista bravissimo che fa un modello meraviglioso si innamora di quel modello. Peccato che all'azienda non interessi niente del modello, interessano solo i risultati. Piccola premessa, un ottimo modello di ottimizzazione non garantisce dei risultati buoni alla fine della fiera, perché ci sono tanti fattori che creano dei risultati buoni, ma alla fine l'azienda guarda soltanto ai risultati. E quindi andare al famoso gold plating che si applica ai modelli come allo sviluppo software, come ai progetti consulenziali, che è mettere a posto tutte le ultime finezze, magari si scontra davanti al fatto che il problema è invece un problema puramente organizzativo di persone che banalmente non hanno voglia di utilizzare quell'oggetto lì perché ha un'interfaccia che fa schifo. E questo è esattamente quello che io. Immaginate quante volte mi son sentito dire, virgolettato, guarda, quella roba lì fa cagare. Ok, ci mettiamo a lavorare. Ecco, l'ultimo aspetto, che è un aspetto molto, molto. D'altro canto, chi ha fatto il camionista fino all'altro giorno, questo è il linguaggio, diciamo, linguaggio tecnico, ecco, passatemi. L'ultimo aspetto molto importante è che per le aziende, al di là della bontà di quello che gli viene consegnato, c'è un enorme requisito di capacità di utilizzare quella cosa lì nel tempo. C'è una robustezza nella fornire la manutenzione e l'evoluzione del modello in tempi molto lunghi. Quello che
professor Viga aveva sperimentato in accademia, ma che in realtà penso che sia abbastanza connaturato col mondo universitario, e ahimè che il progetto magari viene fatto da un bravissimo postdoc o anche laureando che fa un codice meraviglioso, di lì a 6 mesi interviene il secondo postdoc che magari non è così bravo, oppure è bravo uguale, ma è comunque un'altra mano che, venendo da un percorso totalmente diverso, va a mettere le mani su quel codice. Alla quarta toppa che si mette sul codice, quella roba lì smette di funzionare. Più o meno è quello che funziona, è purtroppo quello che succede nella realtà dei fatti. E in questo senso, per un'azienda ha un valore inestimabile il fatto che dal punto di vista contrattuale esista qualcuno che riesca a dare una continuità di supporto nel tempo per quello che viene sviluppato. Se questi erano i problemi, il professor Viga ha detto proviamo a superarli creando un'azienda che, crescendo con ottiche di azienda, non di accademia, quindi senza i vincoli che in accademia comunque sono alcuni di questi sostanzialmente insuperabili, metta insieme quel mix di competenze minimo che permetta di ovviare a questo tipo di problemi, che sostanzialmente è stato: io ho dei bellissimi modelli, prendo dei programmatori software, mi alleo con una persona che ne faccia la gestione, perché comunque un'azienda ha bisogno di qualcuno che la gestisca giorno per giorno, e un professore universitario non ha il tempo per gestirla giorno per giorno. In particolare questa persona, così per le casualità della vita, era un mio consulente, nel senso che quando io lavoravo in SCS Consulting avevo questo bravissimo analista, poi diventato senior consultant, eccetera, che a un certo punto mi ha detto: sai che cosa, io ho deciso di farmi la mia strada, vado a fare un'azienda, uno spin-off accademico con un professore di ricerca operativa. E questa è stata la prima volta che ho sentito parlare di Opti, quindi in realtà ho assistito, in quanto arrabbiato perché una risorsa mi veniva sottratta, da questo personaggio che aveva deciso di farsi la sua azienda. In realtà ero molto contento per l'opportunità che questo ragazzo ha avuto. Ha lavorato molto bene col professore, ha aderito a quella che erano alcuni meccanismi che in Emilia Romagna ci sono, spero e mi auguro che ci siano anche in contesti come quello pugliese, cioè dei premi. Questa startup è sostanzialmente un premio per il miglior business plan, che dà la possibilità di avere una piccola somma in denaro, che però tanto piccola non è quando si inizia, perché 10.000 euro non sono una piccola somma quando bisogna iniziare un'attività, e anche la capacità di accesso a un incubatore. È stato sicuramente un elemento di accelerazione molto forte. Quando si è vinta la startup, Optit è nata. Mi viene quasi da dire il giorno dopo che è stato dato l'annuncio che la startup era stata vinta da Optit, Vigo e Giacomucci sono andati dal notaio per creare l'azienda. E sono partiti da uno dei prodotti, in particolare proprio quello del routing per la raccolta dei rifiuti. Quindi un prodotto molto innovativo, sostanzialmente per un cliente molto 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 chiaro, che è il gruppo ERA con l'H davanti, holding energia rifiuti ambiente, non lo so, lasciate per comunque gruppo ERA, che è la grande utility dell'Emilia Romagna. Tenete conto che è un soggetto che oggi copre da Modena fino alla costa, 2 milioni di abitanti, insomma un soggetto sicuramente con una grande capacità di investimento, un soggetto molto attento alla tematica dei rifiuti, tant'è vero che l'ambiente è il primo soggetto per quanto riguarda tutto il flusso secondario, quindi il mondo dello smaltimento. E con questo l'azienda è partita, condizioni direi molto molto positive, un grosso soggetto con grande capacità di finanziare dei progetti, un prodotto che a loro interessava, via che si va. 2007 si fanno 20, 25, 27, 30 mila euro di fatturato, 2008 si arriva a 100, che è una buona crescita, da un programmatore te ne metti insieme un altro, eccetera. 2009 l'azienda ha iniziato a fare un po' di fatica. Per quale motivo? Innanzitutto l'azienda continuava, ma devo dire questo non l'abbiamo cambiato, viveva sull'assunzione di persone che erano neolaureati dell'università
di Bologna, in realtà seconda sede di Cesena. Notate che il professor Vigo è un professore di ingegneria presso la facoltà di, diciamo, nella parte informatica, quindi lui insegna ricerche operative, metodi matematici per il supporto delle decisioni, ha degli informatici, ma anche dei gestionali. In realtà è un corso un po' trasversale. Lui, quando aveva un paio di studenti molto, molto in gamba, li ha portati su e hanno iniziato a lavorare come programmatori, perché per un ingegnere informatico va benissimo andare a fare il programmatore. Ovviamente avere delle persone non particolarmente esperte, per quanto bravissimi studenti, ha voluto dire dei tempi di sviluppo molto dilatati. Devo dire, una scelta di tariffe molto basse, probabilmente per la coscienza e decenza di chi andava a fare il pricing di questi progetti, che diceva: alla fine sto mandando una persona che ha 2 mesi di esperienza, non posso chiedere più di un tot. Quindi diciamo che c'erano degli economics di progetto molto, molto tirati, ma soprattutto un enorme dispendio di forze, infinitamente più grande di quello che probabilmente ci si aspettava, per lavorare sui dati. Ora, parlare dei dati della raccolta rifiuti, che vuol dire avere una cartografia con tutta la mobilità, con tutti i cassonetti, e come dice qualcuno a Genova, i cassonetti hanno le ruote, quindi robe che si muovono, in cui il fatto che un cassonetto stia da un lato o dall'altro della strada fa la differenza, ha creato dei problemi colossali per la partenza dei progetti. L'applicativo era lì, c'era un modello che funzionava, poi è stato migliorato 1000 volte, ma era già lì che funzionava, ma per avere un'istanza sulla quale andare a giocare passavano le decine, se no, centinaia no, ma veramente diverse decine di giornate a mettere a posto i cassonetti, a farsi dire dal responsabile del servizio che il camion in realtà non può fare quella svolta a destra perché è un compattatore grande, quella è una strada piccola, e quindi può entrare in quella via ma soltanto arrivando da sinistra. Oddio, adesso cosa facciamo? E quindi vai a modellare tutte queste cose. E quel processo iterativo di cui parlavo prima è andato avanti per molto tempo. Il vero grande problema dell'azienda in quel fatto in realtà non è stato questo, perché tutti questi sono problemi che si superavano. È stato che ci sono stati dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione di ERA, e le persone che prima erano i compratori di questi progetti, e bene o male stavano assicurando un flusso di denaro che dava il tempo, devo ammettere, manager abbastanza illuminati, tali da scommettere su qualche cosa i cui risultati non erano certi del tutto fin dall'inizio, premiati peraltro perché alcune analisi che erano state fatte gli avevano dato dei benefici che li ripagavano ampiamente dell'investimento effettuato. Però queste persone sono state prese, sono state spostate in un altro posto, in particolare era ambiente, e chi si occupava di quel problema lì a un certo punto era un soggetto non minimamente interessato a coltivare diciamo questa linea di sviluppo. L'azienda si stava spegnendo. È stato in questa situazione che memore di una serie di contatti, e io nel frattempo ero diventato libero professionista, quindi avevo anche un interesse particolare a verificare strade nuove per procacciarmi dei progetti, mi sono sentito con Giacomucci e Vigo per, diciamo, attorno ad aprile. All'inizio forse mi dicevano, siccome io costavo abbastanza, ero un professionista, ho detto vabbè, io costo X per aiutarvi a fare lo sviluppo commerciale, una due diligence tecnica del prodotto, e poi vediamo se io, che ho lavorato nel mondo delle utilities per tanti anni, riesco a veicolare questa vostra bellissima soluzione verso anche altri clienti, o comunque aiutarvi anche all'interno dello stesso gruppo ERA, coi quali che io conosco molto bene, per riuscire a proporre il prodotto. Loro non avevano i soldi, ho detto benissimo, allora mi pagate in quote, l'idea mi piace molto, facciamo che anziché prendere dei soldi mi date una quota societaria. Lì per lì non era piaciuta, giustamente, volevano preservare il capitale sociale dell'azienda. Quando le cose sono iniziate ad andare a scricchiolare, in realtà la cosa è tornata di interesse. Io nel frattempo mi ero abbastanza appassionato di questa storia, e malgrado ci sia stato un settembre terrificante nel quale c'era veramente il dubbio se si trattava di chiudere o di provare a continuare, siamo emersi da questo mese in modo sommato abbastanza brillante. Abbiamo chiuso l'anno con 0 euro cioè un bilancio perfetto, proprio esattamente il pareggio che ci voleva, in realtà un piccolo disavanzo dopo le tasse,
in realtà è partita un'azienda che a quel punto ha provato a imparare quest'ulteriore regola, cioè ha colto il buono che era mettere insieme dei modellisti con dei programmatori, ma è andata ulteriormente sofisticando il modello di business. Quello che ovviamente portavo io era una consulenza, una capacità manageriale da un certo punto di vista e anche una vocazione al servizio forse molto diversa. Quindi abbiamo iniziato a diversificare moltissimo i clienti, i prodotti e le modalità di deployment. Di alcune di queste cose le guardiamo dopo, quindi evito di entrare troppo nel dettaglio. In realtà l'altra cosa molto importante che ho fatto è che identificate le competenze chiave che erano sia la parte modellistica che la parte informatica che la parte di servizio consulenziale, ci siamo assicurati che tutte queste aree fossero rappresentate adeguatamente all'interno del capitale dell'azienda. Quindi in realtà esistono 4 soci, il professor Vigo, 2 persone che sono io e mio collega, anche lui che veniva dalla consulenza, diciamo per la parte consulting, ma anche il responsabile della parte IT è diventato socio dell'azienda e non mi pentirò mai di aver fatto questa scelta, perché in realtà ha guadagnato un commitment sconfinato di una risorsa che a mio avviso è il vero motore immobile di tutta questa faccenda. E oggi, adesso vi farò vedere che cos'è che facciamo oggi, così vi rendete conto anche in pratica di cosa ci occupiamo, però c'è una società nella quale abbiamo deciso di finanziare, creare un capitale sociale un pochino più alto dei soliti 10.000 euro dell'SRL, quindi siamo arrivati a 50.000 euro, che non è tantissimo ma non è neanche pochissimo per una società di una decina di persone con il nostro percorso. Ci stiamo avvicinando a un equilibrio economico organizzativo che potrebbe quantomeno garantirci quel mezzo milione di euro di fatturato che riteniamo essere un buon target almeno per il momento. Iniziamo ad avere un portafoglio clienti interessante, stiamo lavorando in modo molto forte con un modello a rete, nel senso che le partnership con altri soggetti nella consulenza da un lato e con l'accademia dall'altro sono la vera forza dell'azienda. In realtà ogni tanto mi trovo veramente a parlare con una quantità di cappelli sconfinata, quindi alla fine li butto via tutti e dico: parliamo di business, qual è il problema, ti metto insieme la squadra che faccia il progetto. E devo dire, in qualche modo iniziamo ad avere un qualche tipo di riconoscimento. Il fatto che c'è stata una telefonata da qualcuno di Lecce che mi ha chiamato a venire qua vuol dire che a qualche titolo, da qualche parte, iniziamo ad apparire. Come dicevo, oggi noi ci proponiamo come soggetti che portano strumenti avanzati di ricerca operativa per aziende. In realtà molte di queste cose le ho già dette, quindi forse non vale neanche la pena spenderci molto altro tempo, se non il fatto che si parlava prima di uno sportello della matematica per le imprese, imprenditoria, non lo so, comunque, del quale noi abbiamo iniziato a far parte. Proprio l'altro giorno ho mandato alcuni dei nostri business case, perché sembra che ci sia un tentativo di andare a proporsi da parte di questo sportello a un'industria, intesa come parola unica, cioè l'ex Confindustria, per in effetti iniziare a proporre una certa capacità di azione in problemi dove l'esigenza di fondo è quella della matematica applicata. Sul fronte IT, questo, ripeto, è uno dei fronti sui quali sono particolarmente contento, perché oggi siamo a pieno titolo business partner IBM, ma soprattutto abbiamo un nostro framework per applicativi di tipo web, abbiamo un nostro framework per applicativi di tipo desktop, soprattutto per tutti gli ambiti dove c'è bisogno di cartografie. Ci sono una serie di tecnologie che noi utilizziamo a questo punto con un certo livello di proficiency, che ovviamente ci mette nella condizione di sviluppare abbastanza in fretta soluzioni di buon livello. E c'è un'ottima competenza interna, diciamo di natura consulenziale, ma anche un grande accesso a e collegamenti con società di consulenza. INEMA, che è un'evoluzione del gruppo Temsi che avevo citato prima, è una società che ci chiama ormai con una assoluta regolarità quando i problemi sono di un certo tipo, problemi di natura logistica. In modo quasi automatico facciamo dei team misti in cui noi forniamo
degli strumenti di ottimizzazione e loro creano, diciamo, fanno la parte più consulenziale, change management, project management. Ho citato il gruppo ERA, in realtà il mondo delle utilities è sicuramente il nostro fiore all'occhiello, è il mondo che conosciamo meglio. Mi verrebbe da dire che tutte le più grosse utilities, tranne forse Acedi Roma, sono all'interno di questa lista. Poi ovviamente per alcuni abbiamo fatto grandi progetti, per altri abbiamo fatto dei progetti molto più piccoli. Siamo anche noi, diciamo, ci stiamo espandendo e stiamo provando ad operare anche nel mondo più prettamente industriale. Abbiamo fatto un progetto interessante sulla logistica per il mondo cooperativo. Lavoriamo con SGS, Banco Popolare. Abbiamo adesso un bellissimo progetto con Alstom, che è una multinazionale francese che lavora nel campo dei treni, grandi infrastrutture, traffico ferroviario, e stiamo facendo un progetto veramente interessante sul conflict management, cioè come gestire problemi quando la stessa risorsa viene o rischia di essere occupata da più treni nello stesso momento, che non è una bella cosa. E così via, una serie di aziende e un mondo pubblico. Abbiamo fatto alcune cosette per il Comune di Bologna. In realtà io ho messo in questo mondo anche tutto il grande substrato accademico con il quale iniziamo a lavorare, a volte con l'università, e dopo parlerò un pochino meglio di questo, ma anche con tutta una serie di consorzi che stanno, spesso si trovano dei progetti europei molto, molto grandi, con dei problemi abbastanza complessi, gestiti con delle logiche appunto dello stagista, dell'assegnista di ricerca. A volte c'è bisogno di qualcosa di un pochino più carrozzato di quello, e entriamo come truppe cammellate quando ci sono queste esigenze. Da adesso in realtà c'è una serie di progetti di cui vi posso parlare. Quando divento noioso fermatemi, perché esiste la possibilità per me di diventare logorroico quando parlo di questi oggetti, che ovviamente considero come i miei figli, anche se poi in realtà sono figli del gruppo di lavoro. Il primo è sicuramente un progetto che ci ha dato una soddisfazione enorme, perché è un progetto che oggi ci sta dando un riconoscimento in termini di premi di ricerca operativa molto, molto interessanti. Parlerò dei premi dopo, anche perché ho avuto la possibilità di farvi vedere lo spot che il gruppo ERA ha fatto quando siamo andati a Vilnius l'anno scorso a presentare questo progetto in quanto finalisti di questo premio. E siccome è molto bello, diciamo che di questo parlerò un po' dopo. Per darvi un'idea di che cos'è una soluzione di ottimizzazione, questo è un esempio eccellente. Il problema sono molti sportelli cliente, quindi una serie di desk nei quali c'è un operatore che riceve clienti per dare delle risposte a domande di servizio. ERA di questi operatori ne ha 200, più di 200 divisi su un certo numero di sportelli. 200 sono tante risorse, sono costi importanti, e aveva un problema molto specifico, che era la capacità di allocare bene quanta gente deve stare al front office e quanti invece deve stare al back office, in un contesto nel quale ERA ha un'attenzione al cliente, volevo dire spasmodica, poi quando uno fa 40 minuti di coda magari mi sbugiarderebbe, quindi è meglio dire di no, non utilizzare questi termini. Comunque nella media delle utilities italiane è molto attenta al cliente, quindi questo vuol dire una grande pulsione a mandare tutti o comunque molta gente al front office, ma anche molte lettere, email da smaltire, eccetera eccetera, quindi un'enorme esigenza di smaltimento di pratiche di back office che tenderebbe a portare la gente indietro. Due obiettivi di business in concorrenza. Cosa facciamo di questi poveretti quando c'è una coda, ma dobbiamo anche dare risposta, altrimenti andiamo fuori per gli SLA della risposta dei reclami? Allora, il problema era estremamente complesso e l'abbiamo diviso in tre parti. Il primo era, la prima cosa è devi provare a stimare quanta gente arriva allo sportello. Problema di forecasting. Poi fare il forecasting di accessi allo sportello, a uno sportello clienti di un'azienda, è un oggetto molto complicato, quindi abbiamo dovuto analizzare delle serie storiche e trovare una prima curva. Ma dopo ci si è resi conto che c'era un driver di domanda molto importante, che era l'emissione delle fatture. Quando la gente riceve le fatture,
tendenzialmente una certa percentuale va allo sportello perché chiede la rateizzazione, non ha capito come deve pagare, contesta la fattura, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo insieme alla serie storica abbiamo dovuto alimentare anche con informazioni riguardo i cicli di fatturazione. E poi c'erano tutti gli eventi eccezionali per cui abbiamo dovuto creare anche un meccanismo che fornisse la possibilità di dire c'è una campagna di marketing per cui mi attendo un più 10%. C'è quindi tutta una serie di elementi che andavano a modificare questo forecasting. Il forecasting mi dice alla fine una certa curva di afflusso all'interno della giornata, quarto d'ora per quarto d'ora. Chiaramente queste non sono informazioni, cioè non si becca quasi mai al centimetro, anzi è impossibile beccarlo al centimetro perché basta che un autobus arrivi in ritardo e poi non sono meccanismi deterministici. La cosa comunque veramente sorprendente è che mettendo a punto il sistema oggi ci sono dei MAP giornalieri, quindi una deviazione standard media tra il previsto e l'effettivamente misurato, che sta nell'ordine del 12-13%, che è un risultato assolutamente sconvolgente. Personalmente non ho ancora capito come abbiamo fatto ad arrivare in realtà io lo so, ed è che le persone che stanno attente al forecasting, che sono un paio di risorse molto brave, hanno un'attenzione maniacale e un polso della situazione veramente molto buono, e con due persone che sono capaci di intervenire a quel livello, tutta l'azienda si trova un forecasting veramente in bolla. Primo elemento molto interessante, la conoscenza e lo skill di una persona grazie a uno strumento informatico, e scusate, questo è molto importante, questo è uno strumento informatico che è fornito come service, che vuol dire che gli operatori si collegano a un browser, accedono al sistema, dopo qualche elemento di sicurezza che sicuramente mi verrebbe contestato dal collega, e accedono al sistema e si trovano il loro forecasting giornaliero e poi iniziano a giocare con gli strumenti di ottimizzazione e simulazione che dicono se io ho tot persone, ovviamente ci sono dei parametri del tempo di servizio atteso, e un'altra serie di parametri operativi, come devo aprire le mie postazioni, diciamo questo, il blu vedete le persone disponibili e questa è la curva con la quale io apro le postazioni. Cosa sto riuscendo a fare? Sto riuscendo ad anticipare le code prima che si formino e quindi abbasso drammaticamente il tempo d'attesa, e sto riuscendo a fare in modo che quando la gente si stacchi per un periodo superiore alle 2 ore, che vuol dire che diventa produttiva anche in back office. Attraverso una iteratività tra algoritmo di ottimizzazione e successiva simulazione riesco a calcolare gli SLA ipotetici, quindi service level, i livelli di servizio della cosa, e vedo se sto dentro quei famosi 15 minuti che per era sono il target di attesa massima attesa media del cliente. Poi in realtà ce ne sono anche degli altri della coda più lunga, insomma i clienti, le situazioni disastrose, eccetera eccetera. Questo progetto che ci è costato 2 anni di lavoro molto molto impegnativo ci ha però portato ad avere una soluzione che oggi viene utilizzata tutti i giorni in tutti gli sportelli, e nel primo anno, i dati che vedete lì sono quelli del primo anno, a fronte di un aumento della domanda del 7%, i tempi medi di attesa sono diminuiti del 6%, ma soprattutto, lo vedrete nel video che farò seguire, diciamo, alla fine dell'incontro, anche tutta un'altra serie di KPI sono andati in modo eccellente, a partire da un Customer Satisfaction Index che è salito di 8 punti, che per chi conosce cos'è un Customer Satisfaction Index, guadagnare un punto è una roba che vuol dire una fatica pazzesca, 8 punti è un risultato eclatante, e, insomma, dei risultati molto interessanti che hanno permesso a questo progetto di essere presentato ed arrivare alle finali dell'anno scorso. In verità siamo alle finali anche di quest'anno del premio di ricerca operativa. Parlavo prima di, vado un po' più veloce adesso sugli altri progetti altrimenti vi temo di annoiarvi, ma vi ho prima mostrato un esempio di progetto di flusso, il flusso che adesso noi stiamo gestendo in questo caso per Era Ambiente,
è il flusso secondario dei rifiuti, quindi una volta che i rifiuti sono stati raccolti, ci sono circa 800 sorgenti e qualcosa tipo 300 impianti, qualcosa tipo 250 smaltitori e destinazioni finali, con qualcosa tipo 100.000 camion che viaggiano ogni anno, numeri sbalorditivi. Poi aggiungerei con qualcosa tipo 100 tipi di rifiuti, che è questa la cosa veramente drammatica, perché stiamo mettendo insieme l'RSU ma anche il polverino che esce da un termovalorizzatore quando abbiamo finito la cosa. Come stare dietro a questo caos inenarrabile, riuscendo a tirare fuori degli strumenti che permettano di ottimizzare questi flussi, è un progetto che abbiamo in corso, del quale siamo molto confidenti, perché, come dico, nel 2006 questo tipo di modello era già stato studiato e aveva già dimostrato di funzionare. Oggi stiamo mettendo tutto quello che serve attorno allo strumento e, non in modo sorprendente, il problema sono i dati, ma questo fa parte della nostra vita quotidiana. Altre cose sono, per esempio, ottimizzazione della cogenerazione industriale. Mi interessa farvi vedere questa carrellata, perché ci si chiede: ma dov'è che sono applicabili queste cose? Perché questi sono modelli matematici rivestiti di una buona soluzione informatica, diciamo così, anche rivestiti di una capacità consulenziale di andarli a porre al business user. E qui stiamo veramente spaziando. In questo caso è il funzionamento di un grosso impianto di cogenerazione. In questo caso l'impianto è veramente grosso, tanto per fare un'idea, ci sono 6 cogeneratori, 4 caldaie, una pompa di calore, un serbatoio, un oggetto molto molto complicato che alimenta la rete di teleriscaldamento di una grossa città. E qual è, a partire da una certa domanda, a partire da certi costi di acquisto e vendita dell'energia, a partire da tutta una serie di caratteristiche tecniche, i pattern di accensione e spegnimento delle varie macchine? Fatto a mano è difficile tutti i giorni, o meglio, il pianificatore umano di cose di questo genere sa che se ci sono 25 gradi apro la 1, la 2, la 3 dalle 8 alle 20 e arrivederci suonatori. Peccato che andare con una cosa un po' più fine fa ballare, non so, 1.000-2.000 euro al giorno, e visto che di giorni in un anno ce ne sono tanti, anche se la stagione termica sono 150, diciamo che ci sono dei ritorni dell'investimento abbastanza importanti. Questo è un'applicazione veramente fantasiosa, a mio dire. Questa è una rete di teleriscaldamento, in particolare quella di Ferrara, e il problema qui è un problema di sviluppo rete, sviluppo commerciale della rete. Cioè, se io ho determinati clienti potenziali, determinati clienti attuali che consumano una certa quantità, una certa capacità di produrre calore, quali sono i migliori clienti che dovrei andare ad allacciare? Fino all'altro giorno si utilizza un Excel e si dice: cliente potenziale caratterizzato da distanza dalla rete, potenziale utilizzo di calore, quindi di calorie, li metto in fila e mando i miei commerciali a lavorare. Peccato che se lo faccio così mi perdo la dimensione topologica della rete, e per una rete di teleriscaldamento la topologia serve molto. Non è un filo elettrico nel quale accendo e a decine di chilometri si accende la lampadina. Qui, per far viaggiare l'acqua, il calore, eccetera, ci sono degli aspetti termoidraulici molto, molto importanti. Questi aspetti termoidraulici, in modo semplificato, sono stati cablati all'interno della rete, e quando si va a decidere le cose si tiene conto di questo problema topologico. Anche qui la cosa buffa è che è un modello di ottimizzazione complicatissimo, ma sapete, il vero motivo per cui piace al cliente è l'ultimo. È la prima volta che il commerciale e l'area tecnica non litigano, perché qualche cosa li mette, cioè mette le istanze dell'uno e le istanze dell'altro nello stesso posto. Ce ne siamo accorti alla fine, cioè noi l'avevamo fatto per senza questa cosa, ma il vero motivo di successo di questo oggetto è stato che crea un cortocircuito tra commerciale e tecnici che tutto sommato funziona in un'azienda. Allora, questa è la nostra famosa raccolta rifiuti, qui vedete Bologna. Siamo andati avanti sviluppando e affinando modelli in modo continuo. Qua vedete
una prima fase di clustering, dopo si vanno a creare i percorsi, i veri e propri percorsi con chilometri, mica chilometri. Attraverso l'utilizzo dei dati GPS si vanno a verificare le incongruenze, quindi situazioni, insomma, ce n'è di ogni. Anche qua la cosa molto interessante è che a seconda del caso ci sono dei benefici comunque che si misurano in qualche punto percentuale su volumi di business. Quando si parte da 40 turni che escono ogni giorno, toglierne due o tre, voglio dire, sono dei soldi veri, e la capacità di ottimizzare le risorse in modo molto significativo. L'altro aspetto molto interessante è che con uno strumento di questo genere, se normalmente per disegnare un set di percorsi di raccolta ci si mette talmente tanto tempo che qualsiasi percorso sensato va bene, qui ci siamo permessi di andare a valutare nel giro di qualche giorno N scenari. Vogliamo mettere la cosa la notte oppure la teniamo la mattina? E a quel punto poi uno gioca con questi aspetti. È un elemento molto interessante. Logistica di ogni qua. Questo in particolare è un progetto fatto con INEMA per COP. I signori di McKinsey erano andati da COP e gli hanno detto: benissimo, per minimizzare i costi voi dovete spostare, cioè chiudere questi centri di distribuzione merci e aprirne degli altri. Lo dice McKinsey, allora lo facciamo. Quindi sono partiti, a un certo punto si sono detti: sì, ma adesso cosa facciamo? Perché dobbiamo ridefinire tutti i flussi logistici con dei nuovi CEDIM, centri di distribuzione merci, con più di 300 punti vendita. Inferno assoluto. Qual è la baseline dei costi che ci possiamo aspettare? Utilizzando delle nostre applicazioni siamo riusciti a farlo sulla base di qualche cosa che arriva fino a dare il percorso che quel camion va a fare, quindi con un livello analitico che altrimenti è totalmente inaspettabile. Non so come abbia fatto McKinsey a suo tempo a stimare dei costi, che ovviamente erano dei ritorni dell'investimento tre volte quelli che abbiamo poi verificato quando siamo arrivati vicini al caso pratico. Questo è un caso bancario. Quando c'è un bancomat, questo bancomat ha la capacità di avere una certa quantità di soldi, e poi viene svuotato tutte le volte che noi andiamo a fare un prelievo. Utilizzando i dati storici possiamo sapere e conoscere più o meno quali sono i tassi di svuotamento di quel bancomat. Peccato che se io voglio minimizzare la logistica, tutte le volte lo riempio a tappo, il massimo possibile entro la soglia di sicurezza lo riempio. Quando io ho 2500 bancomat, riempire tutti i bancomat a tappo vuol dire immobilizzare una quantità di soldi assolutamente sbalorditiva. Tenendo presente di qual è il tasso di interesse, quindi il costo del denaro, quanto vale la pena andare a riempire quei bancomat? È un problemino che abbiamo risolto. Oggi questo è un applicativo che sta su un server di una grossa banca ed è estremamente apprezzato. In genere quello che noi facciamo sono dei progetti che, come vedete, sono abbastanza disparati. In realtà iniziamo un pochino a specializzarci su alcuni ambiti nei quali veniamo chiamati come esperti. In realtà, a fronte di una problematica nuova, noi andiamo, capiamo bene il problema, questa è la declinazione di quella slide generica che avevo mostrato prima, capiamo bene il problema, capiamo il percorso da fare, che tendenzialmente è sempre quello di una fase di realizzazione di un modello e prototipazione, dove possibile anche una fase pilota, perché alla fine è quella che permette di gestire, rendersi veramente bene dei benefici, dell'effettiva raggiungibilità di determinati benefici, per poi andare a fare uno sviluppo, una vera industrializzazione di quel prodotto, per poi andare verso la fase di deployment e supporto. La cosa molto importante con la quale ci siamo dovuti confrontare come Optit è stato che pensare di fare dei software che vengono venduti con licenza d'uso, che era il modello iniziale, non era sufficiente. Per una serie di motivi, a partire dal fatto che quando si vende una licenza si va a parlare con un signore che si chiama responsabile dei sistemi informativi, ma quando si vende l'ottimizzazione si va a parlare con la persona che vuole un beneficio sul suo budget operativo, cioè il business owner. E molto spesso noi eravamo molto d'accordo col business owner che vedeva i benefici e non tanto d'accordo con il responsabile dei sistemi informativi che vedeva un applicativo
strano di cui non capisce bene cosa faccia, che non ha nulla a che vedere con i sistemi gestionali, come un, mi vengono delle espressioni non riferibili, quindi comunque un oggetto che non vuole nel suo perimetro. Quindi ci siamo trovati a dover sviluppare delle soluzioni sotto forma di software as a service, quindi le teniamo sui nostri, per le soluzioni che hanno la possibilità di essere veicolate attraverso il web, funziona molto bene. Ovviamente c'è un'attenzione molto, un'attenzione da fare sul tema dei dati, che chiaramente non si è in un perimetro chiuso, però per alcune cose dove non viaggiano nomi di persone, dove non viaggiano dei dati economici eccessivamente sensibili, è un compromesso accettabile. Ci troviamo a fare una consulenza to cure sulle strategie di innovazione e ottimizzazione, cioè ho un problema, quale può essere la strada? Non necessariamente la strada siamo noi, ma ogni tanto ci troviamo a creare delle roadmap evolutive per aziende, ovviamente aziende conosciute che si fidano di noi, e questa è sempre una cosa molto bella. Ci siamo trovati a fare dei proof of concept che, sul quali poi si è deciso di non andare avanti. A volte li facciamo noi, a volte li fa l'università con un nostro supporto, diciamo, per la stima di quella che poi è la fase di ingegnerizzazione e industrializzazione successiva. In alcuni casi, se queste sono soluzioni end-to-end, in alcuni casi noi facciamo soltanto il black box di ottimizzazione, cioè non ci occupiamo di tutto quello che è il mondo attorno, ma per una volta facciamo il lavoro per il quale Optit era nata una volta, cioè il cervellino che va poi dato al cliente e tutto il resto sono cavoli suoi. In molte situazioni ci troviamo a utilizzare i nostri applicativi per fare della consulenza assistita da, quindi diventano dei veri e propri progetti consulenziali. E tutto questo, diciamo, soprattutto nei confronti delle aziende, come vi dicevo, siamo nati dall'Accademia, abbiamo continuato a mantenere un rapporto con l'Accademia, stiamo consolidando sempre di più un rapporto col mondo accademico, perché da un primo punto di vista noi siamo diventati un buon sbocco per una serie di neolaureati che con determinate caratteristiche sono venuti da noi, molti di questi sono rimasti, alcuni di questi sono poi volati ad altri lidi, ma avere quella linea sul curriculum oggettivamente gli è servita per di fatto qualificarsi nel mondo del lavoro. Per darvi un'idea, nel 2009 c'erano 2,5 persone, chiamiamolo così, oggi siamo 10 persone e quelli che sono transitati sono una 15, grosso modo, tanto per darvi un'idea dei numeri in questi anni. Non enormi perché siamo piccoli, però è comunque qualche cosa. Abbiamo molte collaborazioni con ricercatori e personale accademico perché abbiamo scelto di tenere una capacità di modellistica interna per il momento ancora in parte in outsourcing nel mondo accademico. Andiamo ancora a comprare molto il modellista fuori. Di buono c'è che nel frattempo i due senior developer sono diventati bravissimi, spesso aiutiamo noi dei dottorati in università perché a forza di darci abbiamo imparato. Devo dire, in realtà abbiamo tirato fuori delle capacità di modellistica da persone che non avevano mai pensato alla modellistica come loro sbocco professionale. Però devo dire che da questo punto di vista siamo stati molto fortunati, perché tra l'altro due risorse senior, uno di questi è bravissimo sui modelli lineari, quindi quelli risolti con il Cyplex di turno, e l'altro invece è un fenomeno sulla parte euristica. Quindi in un certo senso abbiamo una certa copertura interna, ma ci affidiamo ancora molto al mondo accademico per competenze molto specifiche. Abbiamo iniziato il progetto del teleriscaldamento che vi ho mostrato prima, era una ricerca universitaria, ci piaceva, non dico nulla di strano se dico che era una ricerca universitaria sviluppata dal professor Vigo, nel senso che era uno dei suoi progetti. Ci piaceva moltissimo questa idea, ne intravedevamo un grosso potenziale e ci siamo posti nei confronti dell'università come valorizzatore di quel know-how. Cioè, voi avete fatto un bellissimo prototipo, più che prototipo avete fatto un'analisi di fattibilità molto promettente. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa, su quel protocollo d'intesa abbiamo fatto uno sviluppo, devo dire, estremamente oneroso, perché alla fine ci avremmo speso 300 giornate uomo per portare quello studio di fattibilità a una soluzione industriale. Però è di qualche giorno fa un consiglio accademico nel quale abbiamo, diciamo così,
pagato la nostra royalty all'università a fronte del fatto che quell'oggetto lì, che era un bellissimo modello, oggi è diventato uno strumento che noi stiamo andando a vendere, e l'università continuerà a ricevere una royalty anche nel tempo se riusciremo a continuare su un fronte acquisitivo. È un modello interessante, non ce ne sono tante di situazioni dove un'azienda paga una royalty all'università, almeno per quello che ne so io è un aspetto abbastanza raro che ci piace poter fare, perché ovviamente vediamo come grandissimo vantaggio il fatto di creare una sinergia forte con l'università, che peraltro per esempio si è ripagata in un caso come progetti che l'università fa a mercato. L'Università di Bologna ha questo centro interdipartimentale di ricerca industriale, il CIRI, che è formato di una serie di soggetti che vanno effettivamente a proporre al mercato dei progetti che dovrebbero avere una valenza industriale. Ovviamente il mercato è soprattutto pubbliche amministrazioni, per evidenti motivi diciamo di anche forse di leggera diffidenza che le aziende hanno quando l'università si pone come università e basta. È venuto fuori che in determinate situazioni, in realtà, oltre alla grande capacità modellistica che l'università sapeva esprimere, c'era bisogno anche di fare un vero e proprio prototipo che funzionasse veramente bene, e a un certo punto attraverso relazioni quel prototipo l'abbiamo fatto noi, ed è un modello che vedo che sta iniziando a prendere un po' corpo. Così come su alcuni progetti molto complicati, il progetto Alstom di cui vi parlavo prima, è un progetto nel quale 50-50, è un progetto Optit di cui però il 50% del valore, ed è un progetto abbastanza corposo, va dato all'università, perché l'università fornisce ha messo a disposizione una risorsa per un anno, quindi con quel valore ha finanziato una serie di ricerca per un anno e una serie di esperti in tecnologie astruse molto complicate per riuscire a fare delle cose bellissime, dei veri e propri progetti congiunti, insomma una cosa molto, molto interessante, oltre al fatto che il mondo dei consorzi universitari e dei consorzi in genere è un mondo sul quale ci stiamo affacciando, perché ci siamo resi conto che creano un network interessante. Ammetto che non mi dispiacerebbe attendere, pensare che da questa chiacchierata magari ci siano delle sollecitazioni che un domani possano portarci a portare avanti con voi dei progetti dove magari c'è una bellissima idea ma manca magari un po' di forza d'urto per presentarsi in un certo modo o sviluppare software in un certo modo. L'azienda è nata da un primo riconoscimento che era il business plan, quando ancora non esisteva, che è stata la startup. Adesso vi farò vedere il video che abbiamo presentato all'Euro dell'anno scorso. È stato interessante che ci hanno chiesto di risottomettere il nostro progetto, che nel frattempo ha continuato a evolvere, tutto sommato ad ampliarsi. In questo momento siamo finalisti di 3. A luglio vedremo se c'è una buona notizia oppure no. Ovviamente per noi è comunque una bellissima opportunità quella di essere presenti in luoghi dove la ricerca operativa viene fatta ed essere finalisti in premi che parlano di applicazione pratica della ricerca operativa, quindi premiano la valenza scientifica dei modelli, ma anche il fatto che siano effettivamente messi in pratica, ed è un pochino il riconoscimento del fatto che la mission dalla quale eravamo nati da qualche parte sta andando. Abbiamo sottomesso lo stesso progetto anche al Wagner Prize for Excellent Operations Research e al momento siamo semi-finalist, speriamo in bene. Anche se devo dire, tutto questo è molto bello, ci dà lustro, ma il vero tema è che i clienti continuano a chiamarci e ogni tanto anche qualcuno che non ci conosceva prima. Prima delle considerazioni finali, permettetemi quest'atto di vanità. HERA is one of Italy's largest multi-utility companies, serving more than 3.5 million customers with around 3 million individual contacts each year, 25% of which are managed through HERA's 80 customer contact desks. Our customers have always been the focus of our attention. We want everyone who comes into our contact desks to have a positive and enjoyable experience.
Making sure our customer contact desk were organised in the best possible way seemed like an impossible task. There were too many variables and unknowns. We were always on the back foot and concentrating on damage limitation. Il contatto col pubblico è davvero stimolante. I love working with the public, but sometimes it was chaotic and stressful, especially at peak times when there were queues and people in the waiting rooms became noisy and irritable. Persone sono molto nervose e molto rumorose. Le indagini di customer According to our customer satisfaction surveys, the most important aspects of contact desk experience are waiting times and the customer service environment. When it came to waiting times, we found that the threshold between a happy and an unhappy customer was 15 minutes. So we set ourselves the goal of staying under that limit. We have invested in redesigning our customer contact desks, but focused above all on a way to optimize our daily business processes. Sprint was created to make sure that we meet these goals. We developed Sprint in partnership with Optit, an innovative academic spin-off from the Alma Mater University of Bologna, which specializes in developing industrial decision support systems based on state-of-the-art operations research. The problem that Hieracom proposed us was very complex and demanding. The challenge was to develop algorithms capable of finding the best solution extremely quickly from a huge number of potential alternatives. To give you an idea, for each counter, there are more than a billion different configurations of 15-minute openings. But if we have an office with three or four counters, then we have more configurations than grains of sand in the Sahara Desert. With eight or nine counters, we exceed the number of atoms in the entire universe. Sprint algorithms, however, find near optimal solutions in just a few seconds. Sprint has allowed us to change the way we manage customer flows in our contact desks, reinforcing the importance of direct contact between the company and our customers. That is something Hera has always believed in, and the results prove that it works. In fact, our customer satisfaction index is up 8 points, from 72 to 80. Average waiting time has fallen from 15 minutes in 2010 to 10 minutes in 2011. Bearing in mind that we're talking about roughly 750,000 customers, that means that 2,604 days of waiting have been saved. Having solved the scientific part of the problem, the key to this solution's success was bringing it to the end user through a simple interface that could be used on a daily basis. Every day, I check how many customers we're expecting and optimize our plan for the day through the really user-friendly interface. Where necessary, I can update the figures on customer flows and staff availability. Lastly, I create a new optimized configuration for the opening or closure of counters to ensure that we meet our targets on waiting times, bearing in mind the various limits. During the day, I can also update customer and staff variables to come up with new optimized plans. Con Sprint la gestione diventa molto più ordinata. Organizing everything is so much easier and more efficient with Sprint. At peak time, the queues that build up are dealt with before the number of people reaches a critical mass, which helps ease perceived overcrowding. Sprint is a genuine example of management science being applied to the daily life of a business. Sprint improves our working environment and reduces stress at work, so our customer service levels also improve. Above all, though, it means that our customers are happier. Qua si vede il capitale all'opera, uno spot fatto bene, tutto il resto, e ovviamente ci riempie di... è una nostra grande soddisfazione. Un attimo, ok. E quindi, considerato che siamo arrivati in fondo anche al tempo, tre considerazioni in croce, in realtà tutto l'ho già detto, solo per dire che qui di matematica ce n'è tantissima, anche qui di tanti generi, viene utilizzata in modo pesante. C'è un gap culturale molto importante in Italia, nel senso che andare a proporsi come azienda, come diceva giustamente anche Alessandro, molto spesso si fa una grande fatica a proporre per vogliono dimostrare dei benefici dimostrabili ex ante, cosa che non è sempre agevole, ma credo che la nostra esperienza possa essere incoraggiante sul fatto che esiste un ambito nel quale operare. Dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza di Optit,
devo dire, fare impresa nell'innovation è entusiasmante per molti versi, è una gran fatica. Bisogna stare molto attenti, ovviamente, sia all'idea di business. Il suggerimento pratico che direi è: si fa azienda quando c'è il primo cliente, altrimenti è veramente, può essere un grande salto nel buio. A noi ha aiutato veramente tantissimo a trovare delle condizioni di questi acceleratori di impresa, incubatori, eccetera eccetera. Mi sento di dire che non so cosa ci sia in questa regione, cercate, se non c'è il fatto che esista un ARTI che comunque permette a questi eventi di avvenire, spingeteli perché facciano anche quel qualche cosa che mette giovani con idee veramente brillanti nelle condizioni di avere alcune condizioni minime. E vi dico, le condizioni minime sono magari qualche soldo e banalmente una stanza nella quale stare con la connettività, cioè l'ufficetto, il garage. Magari un garage ce l'ha comunque, però devo dire che nel nostro caso è stato determinante. Perfetto, perfetto. Molto bene. Tema societario. È fondamentale con chi ci si mette in società. Credo che l'esperienza di Optit dica, da un lato, che bisogna andare molto d'accordo con i propri soci, altrimenti diventa un inferno, ma dall'altro anche che è opportuno pensare a una certa differenziazione, cioè portate in società non persone che sanno fare tutte la stessa cosa, perché il numero e la quantità di competenze di cui c'è bisogno per fare azienda sono tante. Forse vi ho dato alcune indicazioni su quelle che sono servite a noi, ognuno trova un po' il suo equilibrio, però sicuramente ci sono delle competenze manageriali, delle competenze, diciamo, su quella che, attorno a quella che è l'idea di business originaria. Purtroppo o per fortuna, anche l'aspetto informatico è molto spesso dirimente. Ripeto, io non mi pentirò mai di aver ridistribuito o meglio agevolato una ridefinizione degli assetti societari in Optit, perché tutte queste aree è bene che siano veramente ben rappresentate e ben forti fin dalla ownership della SRL o quello che verrà fuori. Chiaramente il grande problema di tutte le aziende oggi è la finanza, una startup non fa eccezione. Se trovate qualche cosa, molto bene; se non trovate qualche cosa, attenzione, perché l'azienda alla fine si basa sul fatto di riuscire a pagare gli stipendi tutti i mesi, oppure si inizia a fare del gran volontariato, che è molto faticoso. Poi un po' di volontariato va bene, all'inizio ci può stare, però è uno di quegli aspetti sui quali bisogna veramente focalizzarsi fin dall'inizio. E vabbè, le competenze, però so di parlare di persone che partono dalle competenze, quindi mi sono concentrato sul resto. Ricordatevi sempre che la vostra migliore idea deve essere messa nel linguaggio di chi alla fine la deve andare a utilizzare. Questa è la vera sfida, cioè quando parlo di sfida culturale è questa: portare delle cose complicatissime che alla fine riescano ad essere rese fruibili a della gente che non ha la scolarità che voi avete, che non parla il linguaggio che voi parlate e magari che ha anche degli obiettivi diversi a quelli che voi avete. È fondamentale. E poi, purtroppo, qui faccio un po', tiro acqua al mio mulino, ma lo skill manageriale è una condizio. Anche in questo penso che Optit possa dare qualche indicazione. Optit non poteva permettersi una persona con 15 anni di esperienza. Mi ha cooptato dandomi delle quote, poi io mi sono appassionato e sono andato avanti a lavorare su questa base qua. Ancora oggi, diciamo, le due figure senior, in verità tutte le figure senior lavorano un po' part time, ma questa, cioè la possibilità di trovare dei manager magari bravi che dedicano un giorno alla settimana sulla base di patti anche un po' fantasiosi. Industriatevi, ma fate in modo di non essere abbandonati a voi stessi, perché un minimo di supporto proprio di natura manageriale è veramente determinante, soprattutto quando le cose si fanno un po' difficili. Se invece siete molto fortunati, il vostro primo progetto riesce a pagare una buona espansione eccetera eccetera, tanto meglio, perché vuol dire che riuscite a crearvele internamente. Però è uno dei fattori di successo per fare impresa in genere, sicuramente anche nel campo dell'innovation. Temo di aver quasi sforato, quindi vi chiedo perdono per i 4 minuti di sforamento. Non so se c'è tempo per qualche domanda, io molto volentieri sono qua.
Curiosità che avevo era, visto che in pratica citavi come i due punti cardine delle richieste da parte dell'azienda o così, minimizzazione dei costi oppure massimizzazione del margine. Sì. Visto che recentemente si comincia a parlare anche di costi indiretti dell'impatto ambientale che possono andare dai contributi RAE fino a vari ed eventuali, finora avete mai avuto il caso di un'azienda che è venuta a chiedervi un'ottimizzazione del life cycle assessment, per essere un po' più tecnici? Allora, non in termini di life cycle assessment, ma adesso, da un po' di tempo a questa parte, quando noi calcoliamo i nuovi percorsi, calcoliamo anche, diciamo, il saving in termini di emissioni, che è uno degli aspetti che comunque viene preso in termini di emission trading scheme, eccetera, eccetera. In realtà, in ultima analisi, è uguale a margine. Cioè, perché anche quegli oggetti, cioè i titoli di efficienza energetica, alla fine hanno anche loro, cioè vengono tutti ricondotti al margine. È una delle caratteristiche del mondo economico, di dare un valore vero o presunto a quasi qualsiasi cosa. C'è un'attenzione molto maggiore, a volte non è il margine in sé che conta, ma il fatto di poter andare a scrivere sul proprio bilancio di sostenibilità che vengono fatte certe cose in un certo modo. La sensibilità delle aziende sta crescendo, non siamo ancora arrivati al fatto che uno dica non mi interessa del margine, la mia funzione di ottimizzazione è su parametri di natura ambientale. Speriamo che avvenga. E la seconda era una domanda invece, credo che sia perfettamente comunque. Serve? Ok. La seconda è una domanda a carattere un po' più tecnico che magari può interessare, non so se c'è qualche fisico qui in sala, a parte il sottoscritto. E comunque, nella gestione degli alberi decisionali, ho visto che probabilmente avete un approccio più a carattere probabilistico per quelle che sono le decisioni di lungo termine. Ora, non so se vi siete mai interfacciati, avete mai applicato anche alberi decisionali con laddove le probabilità di tipo condizionato e bayesiano hanno anche qualche riferimento al mondo quantistico, quindi probabilità bayesiana quantistica e applicazioni di quel genere. Sono diventate relativamente famose nel mondo della gestione di risorse umane, laddove, diciamo, cercare di modellizzare i processi decisionali umani come nell'intelligenza artificiale richiede qualcosa di un po' più non lineare, per metterla in termini più banali. Allora, noi in genere utilizziamo quello che sappiamo fare molto bene per risolvere dei problemi che possano essere risolvibili in quel modo lì. In realtà le potenzialità, diciamo, le potenzialità sono amplissime anche di appunto incorporare meccanismi dalla rete neurale, che un po' di tempo fa andava molto di moda, a meccanismi di questo genere dentro i modelli. Ovviamente noi oggi siamo molto guidati da quello che è una linea che è sostanzialmente quella della direzione scientifica del professor Vigo, che ovviamente naviga dove lui sa fare. Una delle cose che sicuramente nelle società strutturate che esistono in America, che esistono in altri contesti, c'è già stata la capacità di lavorare in ambiti tra cui alcuni di questi sono molto avanzati, quali quelli che lei ha appena citato. Noi non siamo ancora arrivati a quel livello, per il semplice motivo che le cose da fare sono infinite e il tempo relativamente poco. In realtà, qualora ci fosse un'ottima idea per applicare un determinato modello a un problema di business, per cui quel modello rende possibile il sistema di business, ripeto, così come abbiamo già fatto in altre situazioni, c'è una massima flessibilità da parte nostra di prendere il modello e guardare il modello in quanto qualche cosa che viene sviluppato da qualcuno, chiaramente magari dandoci un occhio per essere sicuri sulla robustezza dello stesso, e andarlo invece ad inglobare in un contesto informatico che dia la possibilità di avere delle interfacce fatte bene e tutto il resto. Quindi in realtà, se ci fossero delle brillanti idee che voleste veicolare all'interno di progetti, io ripeto, non sono venuto qui con dei fini commerciali, ma in realtà se ci fossero delle idee belle nelle quali chi ha l'idea ritenesse che quello che manca per riuscire a portarla sul mercato è un mix dei servizi che io vi ho appena dimostrato, saremmo molto contenti di sedersi attorno a un tavolo e valutare la possibilità di fare queste cose, che poi ovviamente dopo potrebbe voler dire aprire delle linee di business ulteriori all'interno di Optit o anche fuori, insomma lì si possono fare delle valutazioni. Chiaramente poi una volta, cioè,
Optit rimane un'azienda con le sue logiche, quindi una volta che le cose entrano dentro è un po' difficile pensare che escano, però in realtà, ripeto, se esistono delle idee, cioè delle competenze modellistiche e dei problemi di business ai quali queste competenze si applicano, e magari un cliente è interessato a fare la prova, in realtà ci sono tutti gli ingredienti per provarci. È un po' il messaggio finale di questa presentazione, cioè se avete queste cose, noi alla fine facciamo una cosettina nel mare magno di cose molto 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 più ampie che si possono fare. Io con l'Università di Bologna, per dire, so che hanno tanti oggetti strani. Io ovviamente parlo anche in questo caso di fisici, perché li conosco, so che hanno fatto delle cose sul traffico delle persone nei centri commerciali, eccetera eccetera. Non c'è ancora stata l'occasione di ragionare di algoritmi, che di approcci risolutivi ce ne sono veramente infiniti. Noi alla fine oggi purtroppo le risorse non sono infinite, quindi andiamo con quel che abbiamo. Però ripeto, se ci sono delle buone idee, i miei contatti sono quelli, molto volentieri, anche con una ottica che può essere persona, azienda, ma anche università, azienda, ripeto, siamo molto flessibili da questo punto di vista, anzi ci interessa andare a cogliere opportunità dove queste si vanno a presentare. Perfetto, grazie. Allora, salve, rapidamente io vorrei chiedere, i risultati che voi ottenete quando fate consulenza a queste aziende vanno a finire da qualche parte in letteratura, in modo che qualcuno... No, questa è una cosa che abbiamo semplificato. Noi lavoriamo per le aziende e ho sbagliato. In realtà, a livello dove non c'è un problema industriale, il professor Vigo, alcune delle sue pubblicazioni iniziano a incorporare anche risultati industriali della sua azienda, però ovviamente con grande attenzione a non svelare aspetti, diciamo, core del business, e anche a non svelare aspetti che renderebbero riproducibile ad altre software factory quello che noi facciamo. Premesso che noi non siamo una software factory, però alcuni elementi di attenzione li abbiamo. La fortuna che abbiamo rispetto all'università è che quando noi lavoriamo, diciamo, la possibilità di pubblicare o non pubblicare è eventualmente un surplus che viene in fondo, non è un problema che noi ci poniamo. Noi generalmente lavoriamo per un'azienda, quello che noi proviamo a fare, tra l'altro, è quello di tenere la proprietà intellettuale del modello che noi ci teniamo, premesso che il modello non si brevetta per definizione, quindi questo per alcuni versi semplifica molto le cose, ma il... come? Sì, sì, però nel nostro mondo non si entra in quelle dinamiche, però non abbiamo neanche una esigenza compelling di pubblicazione. Poi il fatto che in tutta una serie di pubblicazioni del professor Vigo, di alcuni suoi dottorandi, per dire, una sua studentessa che sta facendo un PhD, di fatto sta lavorando con la nostra applicazione del teleriscaldamento, è diventato l'oggetto con la quale lei sta facendo tutta una serie di cose. Di fatto noi forniamo uno strumento di lavoro, a noi tornano indietro dei feedback interessanti, e lei nel frattempo sta facendo 3 anni di PhD con delle ricerche abbastanza interessanti. Quindi, però, come Optit non abbiamo intenzione di pubblicare, ancorché siamo coautori di adesso 2 o 3 paper che adesso sono ancora in fase di sottomissione, quindi non siamo ancora stati pubblicati, ma speriamo di esserlo. Un'altra domanda, se c'è il tempo, mi piacerebbe farla. A me è interessato molto l'esperienza di ERA che lei ha descritto, però chiaramente penso si tratti di una società che tra front office e back office conta qualcosa come ordine di grandezza, centinaia di dipendenti, se non di più. I dipendenti sono 6.000. Sono 6.000, tra front office e back office. Siamo tra front office e back office sono 200, più di 200. Ok, siamo sull'ordine del centinaio. Sì. Allora, come ordine di grandezza, diciamo, il tipo di azienda a cui io sarei interessato ad applicare la ricerca operativa, come ordine di grandezza va sui 40 dipendenti. Con queste scale più piccole entrano in gioco una serie di tematiche che magari su scale più grandi non si vedono, tipo le competenze specifiche della singola persona, cioè si vede di più l'individualità andando della persona, andando su scale un po' più piccole. Questo tipo di problemi che hanno a che fare con la gestione delle risorse umane, delle skill individuali, voi li affrontate anche quando fate consulenze alle aziende, oppure sono una cosa che rimane
così nel ripartirvi il lavoro fra quelli che allora diciamo che i grandi numeri aiutano a mascherare di più, infatti. Ma in realtà la dinamica, il fattore umano è presente assolutamente anche in questi casi. Vi faccio l'esempio: il fattore umano entra nel tempo medio di servizio, nel senso che il tempo medio di servizio è una variabile 12 minuti e 54 secondi, bellissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che in media durante il giorno riesce ad evadere pratiche una ogni 12 minuti, compreso il tempo morto della post pratica. Uno bravo lo fa in 10, uno cattivo lo fa in 15 o 20 o 25 o non ci arriva mai perché dopo la passa quello bravo. Abbiamo un po' tagliato con l'accetta, a dire il vero abbiamo applicato due strategie. La prima è che si è tagliato con l'accetta perché se si deve andare dietro a queste cose non si riesce mai a fare assolutamente nulla. Quindi abbiamo detto: il dato storico, a meno che non siano cambiate delle cose in modo preponderante, tiene conto del mix di risorse medio. E quindi, siccome il tempo medio di servizio viene dai dati storici, o meglio, il primo tempo di medio di servizio deriva dai dati storici, in un certo senso il mix delle risorse viene già un po' modellato da questa cosa. L'altro aspetto che noi facciamo in realtà è stato dare la flessibilità in corso di giornata di andare a modificare questa cosa. Quando io so che ho su 5 persone 3 lentissimi, aumento il tempo medio di servizio del 20% e rilancio la mia simulazione. Notate che in realtà il tempo medio di servizio è veramente un'astrazione, perché il giorno in cui vanno persone che hanno da fare una rateizzazione dei pagamenti, il tempo medio di servizio è mezz'ora, non 12 minuti e mezzo. Quindi proprio per questo la modalità con la quale praticamente nel gruppo ERA viene utilizzato lo strumento è che si parte con la giornata, che è una prima ipotesi. Dopo circa un'ora il responsabile va a dare un'occhiata a due indicatori, che sono il tempo medio di servizio a consuntivo e il numero di biglietti staccati dal contacode. Se vede che ci sono delle discrepanze importanti, corregge due numeri e rilancia l'ottimizzazione e poi va avanti. Siccome quello che succede nella prima ora abbiamo verificato essere più o meno crea un po' l'andamento della giornata, perché hai raccolto quello che è il mix delle risorse quel giorno lì e quello che è il anche la tipologia media di richieste che vengono fatte, dopo il resto della giornata la capacità di previsione è veramente molto, cioè quasi imbarazzante. È sufficiente? Funziona, la metto proprio in modo molto pragmatico. Okay. Quindi mi sentirei abbastanza serena a dire, a un primo livello di approssimazione prova a giocare comunque con le medie, perché le medie comunque, se sono basate su dati storici, catturano già una serie di dinamiche, magari dando la possibilità di correggere in corsa. E poi nel mondo là fuori, in realtà sì, la perfezione non esiste, no, ma già avere queste indicazioni porta a un buon raggiungimento dei risultati. Okay, grazie. Prego. Allora, diciamo, riallacciandomi un po' a entrambe le, diciamo, gli interventi, no? Appare chiaro una cosa: molte aziende non sanno di avere un problema, oppure se lo sanno non sanno bene come risolverlo, no? E, per esempio, io mi chiedo, probabilmente fin da prima che io nascessi, sono 20 anni, tanto per fare un esempio, che c'è un problema grossissimo in Italia, no? Per dire che può essere come la sanità, no? In cui abbiamo spese regionali molto differenti, quindi è evidente che c'è un problema di ottimizzazione non applicato, che non viene riconosciuto e non viene risolto, così come può essere anche un problema di certificazione delle truffe sulle varie ricette, delle cose. Ci sono dei problemi che di fatto esistono e ci si chiede come mai, stante gli strumenti, non si faccia nulla per risolverle. È ovvio che c'è la risposta banale: c'è qualcuno che se ne beneficia, però diciamo, dalla vostra ottica di azienda che ricerca anche il cliente, di entrambe, diciamo, le realtà, un problema come questo perché non, per esempio, non viene affrontato?
Puoi andare tu prima. Se si può aggiungere, diciamo, il carico. Io, diciamo, una cosa che ci riguarda un po' tutti è il passaggio dalla TARES alla TARSU con la gestione integrata e soprattutto con un servizio informatico, per cui io so che, diciamo, è finanziato per diversi milioni di euro da almeno 4 anni un sistema che non è ancora uscito, sebbene il Sistri, esattamente. Quindi, siccome voi siete nati proprio in quel settore, vabbè, il nazionale sarà, diciamo, un inferno rispetto a Modena, però voglio dire, voi in un tempo record e con un capitale umano, diciamo, sicuramente più limitato, siete riusciti a ottenere questi risultati, perché non gettarsi come, diciamo, proposizione all'interno di una pubblica amministrazione che evidentemente è un dinosauro della... Colgo il suggerimento, ma dopo vi dico due cose, ecco. Forse bisognerebbe spegnere la telecamera. No, andate avanti, non faccio niente di compromettente. Prego. Okay, questa è bella tosta come domanda. Personalmente io non ho esperienza del sistema sanitario, quindi quello in particolare non posso dire molto. Noi come laboratorio abbiamo lavorato con le poste, e vi posso dire che le poste sono un monolite, un gigante. Il quartier generale delle poste a Roma e all'Euro è tutta una strada di edifici che saranno alti 20-30 piani, e sono tutti loro, hanno tutto un edificio che è un museo delle poste. Sono d'accordo anche quelli che ci lavorano che potrebbe esserci tutto un piano pieno di persone che non fanno nulla, non si accorgerebbe mai nessuno. Quasi nessuno sa quello che fanno tutti i dipartimenti, non parliamo neanche di mano destra e sinistra, ma proprio avere una visione d'insieme è difficile, ci sono tantissimi livelli di burocrazia, e poi le poste hanno il vantaggio o svantaggio di essere praticamente ancora un ministero, quindi realtà molto molto grandi hanno un'inerzia grandissima, veramente, quindi far avvenire le cose richiede una volontà politica e anche una capacità organizzativa grandissima, non è indifferente. Questo sicuramente è un problema. Per le realtà che sono effettivamente indipendenti e diverse a livello regionale, è lecito chiedersi perché in una regione funzioni bene e in un'altra no. E lì, io non posso dire, però sorge il sospetto che ci siano dei problemi legati proprio alle realtà locali, insomma. Più di così però non mi sento di dire, onestamente. Cioè, un po' te la sei data da solo la risposta, nel senso che ti dici la soluzione c'è, lì ce la fanno, qui no, oppure da una parte ce la fanno, da un'altra no. Come mai? Non alla pubblica amministrazione in quanto tale, cioè separata da qualunque altro tipo di azienda. Sicuramente quando le aziende vengono da noi con delle esigenze di minimizzare le truffe, e di solito è nell'interesse dell'azienda fare questo, certo, sì, questo lo abbiamo fatto. Ci sono anche altre aziende che si specializzano proprio in questo. C'è un'azienda che si chiama IKS che ha creato un sistema antifrode per una banca con la quale, un servizio bancario con il quale collaboriamo, si chiama Smash, che ha ridotto le loro frodi del 90 e qualcosa per cento, quindi erano proprio molto contenti anche loro. Insomma, quando la volontà di ridurle c'è, le soluzioni si trovano. Non ho altro da aggiungere. Io rispondo con un aneddoto che è l'insegnamento che mi fece l'allora amministratore delegato di SCS Consulting, che, notate, era, prima di diventare amministratore delegato di SCS, era stato il referente del change management di Accenture a livello Europe, quindi un abituato ad avere 250 persone, e lui ha detto: non forzare il cambiamento più di quanto non lo desideri il tuo committente, perché tanto non ce la farai mai. E purtroppo il vero tema è la volontà vera di cambiare, e riuscire a creare un movimento, mettiamola così, quando sono uscito dall'università anch'io mi immaginavo che se esisteva una buona soluzione razionale di un determinato problema,
era la pura follia il fatto che non venisse applicata. Dopo 15 anni di consulenza nelle aziende ben più agili e flessibili e snelle dei monoliti che hai citato, tra cui le Poste, ovviamente io quella roba lì vorrei andarla a vendere alle Poste, pensate 10.000 sportelli che fanno la finanza, c'è bisogno di capire se hanno voglia di essere ottimizzati, cioè questo è il vero tema. E perché comunque andare a mettere mano lì dentro, ma questo vale per qualsiasi grande organizzazione, è un'enorme fatica, anche se i benefici sono clamorosi. All'inizio noi pensavamo che per vendere un progetto di ottimizzazione bastasse mostrare che il ritorno dell'investimento era più che giustificato, e alcune delle nostre soluzioni abbiamo un ritorno dell'investimento che incidentalmente vuol dire che costiamo troppo poco, che in tempi di qualche mese. Quindi uno dice, se io vengo, spendi X e dopo qualche mese hai risparmiato quell'X e da quel momento in poi stai soltanto risparmiando ulteriormente o guadagnando di più, spiegami per quale motivo non compri il progetto, non compri la soluzione. Vi posso dire N casi, ahimè, non tantissimi, ma ce ne sono diversi anche di eclatanti in cui stiamo ancora aspettando. Questo in contesti molto più semplici, in cui è chiaro chi è il referente, che ha quell'obiettivo di business e che ha quel determinato budget. Pensa quando, a fronte di problematiche di quel genere, i referenti sono 200, cioè probabilmente si dovrebbe arrivare al ministro della sanità, e cos'è. Ma dopo c'è tutta una macchina nella quale gli obiettivi si iniziano a diversificare, diventa tutto molto complicato. Noi abbiamo fatto ovviamente è il nostro obiettivo quello di andare a parlare con soggetti sempre più grandi, sempre più importanti, le Eni di questo mondo. L'Eni peraltro è forse l'azienda che in Italia storicamente aveva un team di ricerca operativa di una quindicina di persone a un certo punto, oggi penso che ne sia rimasto in pochi, però era un'azienda abbastanza illuminata, credeva, penso che creda ancora sul fatto che queste cose qua servano. È molto complicato, e il problema non è il fatto che ci sia o non ci sia una soluzione razionale a quelle cose, è che c'è bisogno della volontà, alla fine la metto anch'io con la parola politica, molto, molto forte, e è difficile trovarla. Il gap culturale di cui parlavo alla fine è questo, ripeto. È comunque una bella domanda ed è una ottima sollecitazione per continuare, però lì bisognerebbe chiedersi, ma che cos'è che può portare a piantare il seme, perché certe cose di questo, e secondo me non è il fatto che una startup dell'università riesca a dimostrare il fatto che si possono raggiungere dei risultati, cioè far beyond la nostra possibilità. Poi ovviamente noi prima o poi andremo nel viale delle Poste a dire guardate signori cosa abbiamo.